Allora, qua siamo alla parte sinistra del parcheggio del quello che si è lì, questo è il caso, il rifugio. Vedo. Ah, nota, prossima volta portiamoci via anche lo stuzzicadenti. Quello d'acciaio però. Quella roccia lì l'ho dribblata bene l'altra volta. Devo esserci passato in fianco. Infatti io sono sceso qua, non ho fatto questa traiettoria. Ho fatto così e poi sono andato là. Poi lì ho dovuto fermarmi perché non riesco a girare. Questa non la fai neanche con uno spress, a meno che non ti giri di 180 gradi e metti il culo dall'altra parte. È difficile tenere su la bici in bilico qua, la ruota davanti qua e la bici così. Ti conviene prendere e girarti di 180 e portarti in questa posizione, così. Più giù ci sono dei pezzi veramente difficili. Qua si sente più freddo, sento l'aria quasi che venisse su aria fredda, anzi è molto probabile perché questa l'aria, le pareti scoscese dovrebbero tirar su l'aria da sotto, l'aria sale velocemente su. Poi qua siamo in ombra ormai, sole calato. Questo è stato un pezzo abbastanza ostico là. Qua mi sono bloccato e sono rimasto in piedi senza toccare per terra. Qua mi pare, con la ruota qui e non riuscivo a girarmi. E allora mi sono spostato lentamente, remollando piano il freno e poi giù. Che non riuscivo a stare in equilibrio, qua è molto molto disdrucciolevole. Adesso questo pezzo non ancora neanche tanto, più avanti peggiora. Anche qua mi sono dovuto fermare perché non riuscivo a girarmi bene e soprattutto decidere quale traiettoria prendere. E questa forse non era più consigliata perché è più, ancora più sdrucciolevole, cioè, ci sono proprio blocchi di roccia là e rami e cespugli, spini. Qui ho dovuto mettermi di traverso anche perché non solo non riuscivo a girarmi bene, ma avevo problemi con i freni che erano surriscaldati, per cui non riuscivo a frenare. Poi ho preso qui, forse qua mi sono dovuto mettere in bilico di nuovo, qua non riuscivo a stare in piedi, perché qua non riuscivo a tenere nemmeno su la bicicletta, io ho i piedi per terra e la bicicletta non riuscivo a tenerla su, perché si scivolava moltissimo. Qua adesso forse è più umido e sembra più compatta la ghiaia, infatti è più compatta dell'altra volta. Qua, quando sono la prima volta che sono passato, qua proprio non riuscivo nemmeno a stare in piedi, era come camminare su delle palle da ping pong, da golf, su delle palline da golf. Continuavi a, qua come su delle palle da biliardo, e più su anche là delle palle da bowling. Molto compatto rispetto all'altra volta, ci saranno le foglie, era particolarmente umido e aggrega meglio, forse quell'altra volta era quando c'è stata siccità e il terreno diventa molto polveroso, qui perde il legame e tutto si muove,
qua si comincia a sentire il ghiaione. Qua c'è terreno, là c'è proprio ghiaia. Ecco qua, si sente il ghiaione. Qua comincia a perdere aderenza. Infatti. Da qui è caduto. Quel pezzo di roccia era ancora il segno sulla gamba. E qua l'ho presa male, sono andato a destra, ho cercato di fare quella traiettoria lì, invece dovevo andare giù, dritto, semplicemente. Avevo paura di passare qua in mezzo per queste due rocce, per via di questa radice. Per cui io sono salito su, e probabilmente ho fatto così e sono andato qua. E qua ovviamente sono le palle da bowling. E sono scivolato e sono andato a finire là sopra. E sì, anzi sono passato proprio sopra io. Sì. E poi qua non riuscivo più a stare in piedi, non riuscivo più a rialzarmi, dovevo scendere con la bici a mano. Ecco qua, oddio. Questo punto si vede anche da là, dal tornante. Questo pezzo è quello che abbiamo fatto anche con Tony, siamo venuti su da là, dalla chiesetta di San Tommaso che è lì, abbiamo proseguito di là, fatto la piccola scuola di roccia, scesi giù fino alla cascatella, dove comincia il Ruial e c'è il ponticello di ferro. Palestra piccola che è quella là, e là questo è la palestra grande. Ma sembra anche che scenda giù lì, sembra non ci sia un sentiero là. Andiamo a guardare, visto che dovremmo avere ancora una mezz'oretta di luce. Qualcuno mi ha detto che qua dovrebbe esserci la grotta del pesce, non sono sicuro. Sulla traccia di Raffaele Carnesso, pioniere del sesto grado, 1908-2000, cui 92 anni. Il CAI sezione di Pordenone, il comune di Budoia e alpinisti pordenonesi. Qua dove arriva, questa credo sia chiusa fin lì, ovviamente questo è un punto dove cominciano a scalare. Infatti è qui 84, è qui 84 questo. Questa è una via, guarda, ci sono anche le tracce di scalata, queste sono le tombe. C'è una panchina sul tavolo. Beh, io non credevo che questo di qua ci fosse questo. Ah, vai di là tra via. Dopo facciamo questa scendendo, perché sapevo che c'era anche un altro sentierino. Ma fare il bici con anche questa qua? Un'altra ferrata?
mediamente 88 a più. Camping, eccola io qua, vado a mangiare, prendo il caffè. Non lo so, non me ne intendo. Di attrezzatura. Il nome delle vie, delle arrampicate. Attenzione, in questa zona pericolo caduta sassi, si consiglia l'uso del casco, penso. Ok. È molto. Non prendo quei coglioni, sinceramente. Qua finisce il sentiero, bisogna stare attenti perché sì, è come camminare sopra le pale da bowling, siamo proprio sopra la forra, perché non dobbiamo cadere qua, eh. Ci fermiamo perché non c'è più strada, per cui torniamo indietro, anzi avevo detto che ero già quasi alla macchina. Di là, vedi che mi sono già perso, mi sono perso, stavo perdendo il sentiero qua. Stavo scendendo qui per di là. No, per di là, perché se casca so, è facile ingannarsi qua, eh. Perché qua ho fatto una cappella, stavo per venire giù, ok. Oh, via da qua. È un posto pericoloso, vedo già. Qua casca facilmente sti rocce. Allora. Thank you.
cui qua è tutta rossa e qua è tutto deposito alluvionale. Lì, e nei vari millenni si sono stratificati così, deposito, poi giù, deposito, poi giù, guarda, è tutto così, è scavone. Chissà qual era la differenza tra i due periodi. È tutta discesa, questa sembra una discesa rapida, uno scavamento rapido, può darsi fatto dal ghiacciaio, e questo un altro strato invece alluvionale. Non lo so, non sono un geologo. Ora facciamo questo sentiero alternativo. Anzi, questo deve essere il sentiero principale che porta sulla scuola di roccia. Quello che abbiamo fatto prima era solo uno di collegamento tra i due sentieri, quello che va su di là e questo qui. Questo deve portare direttamente alla chiesetta secondo me. Chiedo di là la chiesetta, facciamo per la chiesetta, più è meglio il terreno qua. Ci sono anche scalini, e là si sprofonda sul ghiaione. Credo che l'avventura per oggi sia finita qua, davanti alla chiesetta di Santo Mè. Madonnina, la Madonna Votiva. Ora andiamo, torniamo alla macchina. Carlo ha detto che qua sotto c'è il posto degli agaroi, se non sbaglio. La fossa degli agaroi, forse è questa. Dopo glielo chiederò. Poi questo è. Qua sono arrivati da là, c'è la chiesetta, destra, questo probabilmente facevano gli agaroi. E sono scesi da là. Chalet. Qua si poteva anche andare dalla parte più alta, ma che si collega là verso la chiesetta, appena scesi giù dopo la bara, però adesso proviamo qua che fosse più veloce. Ecco qua, qua è la fontana della Madonnina che è lì dentro, là c'è la Madonnina, là il sentiero che porta indietro e qui cosa degli agaroi. Purtroppo telecamera è scarica, vediamo se riesco a filmare lo stesso. Però no, sentiero non l'avevo mai fatto, l'ultimo sentiero di Gattaco che non conoscevo. Qua siamo sotto lo chalet, poco prima di arrivare allo chalet. Qua non l'avevo mai fatto. Qua adesso si divide anche in due, vediamo. Andiamo indietro. Ecco, siamo qua appena sopra la cascatella dove comincia a rugliare più o meno. E qua la parte a destra va giù qui, la parte a sinistra passa sopra, adesso noi, e comunque si può scendere da qui. Prendo pezzettini piccoli perché la batteria è scarica e dura pochi secondi, per cui non so cosa fare. Anche qua c'è, ecco qua forse potrebbero esserci gli agaroi.
Ecco, probabilmente questo è la fossa degli Algaroi. Ecco, questo deve essere la fossa degli Algaroi. Noi ci eravamo già passati qua per fare quel sentiero. Sente Algaroi 3 minuti, allora deve essere quella parte che viene sopra, quel ruscello che viene giù da qua. Qua è dove siamo passati prima, da là, e lì c'è un bivio, noi abbiamo continuato di qua. Siamo venuti su di qui, adesso andiamo a dare sta sorgente a Algaroi. Qua. Deve essere stabile dell'acquedotto. E là la sorgente. Da qui qua, là, il rifugio, qua, lo scialla. Allora, piccola variante. Il signor Carlo via WhatsApp mi ha comunicato che la pozza degli Algaroi si trova 10 metri sotto la cascatella del ponte del Santo Mè. Questa. E probabilmente non so se è magari quel vecchio, per cui in teoria l'è là, la pozza degli Algaroi. Ah, sto filmando col telefono perché la telecamera è morta di batteria, per cui... mi pare che c'è anche un accesso in qualche modo. Adesso è una di quelle porte lì. Facciamo questa ultima ripresa, per cui la sorgente degli Algaroi è quella lassù che abbiamo visto. Se è venuta in telecamera non lo so, perché è scarica. E sto cercando una via per scendere. Non ci sono sentieri qua. 10 metri e 10 metri. Di cui se 10 metri è qua. No, non fidarsi, sto qua non regge niente. Qui deve essere questa. Sta qua la foto. La pozza degli Algaroi, io non vedo nessun Algaroi, proviamo a accedere da là. Cosa fa il giro? Che brutto posto qui. Questa era meglio se venivo su da lì. Facevo prima. Dunque forse è questa. No, le più avanti anche, e le piene pozze qua. No, torniamo in giro. Vedo di andare su per il ponte. Sarà un po' difficile. Che là si scivola. Qua forse si è riuscito ad andare su. Allora, signor Carlo, e la sta qua. Ma non vedo Algaroi mi qua. Come uno stambecco, mi manca solo che i corni, ma per quel aspetto di trovarmi un'amorosa. Anche la sughese è una cascata con le cose in cemento, ma non so se è il vecchio ponte o che ti te lo saprà. E qua che c'è, mi sono appena finito il 9,90, sono andato su, però venisse le nevi su, sul sentiero basso, poi sono sceso giù fin quasi alle sorgenti, torna su, arriva fin lassù al bivio che porta là delle antenne,
torna giù per di qua fino alla chiesetta. Tutto sto giro, il 9,90. D'ora e mezza più o meno. Fate con comodo. Boccuccio Albino, 1914-73. Ricordo di quanto fece per la chiesetta di Sant'Omè, la comunità di Dardago. Non credo che te lo conosci. Vabbè, ciao.